Allora, presentiamo Luisa Marnati, che la conosciamo tutti bene, è psicologa, psicoterapeuta, presidente della PTEBA, che è l'associazione Pet Therapy Bioetica Animale, benemerita associazione, che organizza tantissime iniziative importanti e fa parte dell'Istituto Italiano di Bioetica. Quindi grazie della sua partecipazione e quindi, cara Luisa, a te la parola. Noi ti ascoltiamo con molto piacere. Grazie Luisella, buonasera a tutti e grazie di questa opportunità che offre l'Istituto e soprattutto un abbraccio sorello a Luisella. Tutti noi. Consentitemi di iniziare questo mio piccolo contributo fornendo una definizione di speranza, bellezza e speranze. La speranza può essere definita come una fiduciosa attesa dei beni. In questo senso è l'opposto della paura, che è attesa dei mali. È possibile riconoscere subito due caratteristiche, il desiderio e il timore. Perché quanto più un bene è desiderato, tanto più si ha timore per la sua realizzazione. La speranza è tipica dell'uomo. Ogni azione dell'uomo si basa sulla speranza e tutta la nostra vita è piena di speranze. Riguardano la buona salute, la vita coniugale, il futuro dei figli, il successo negli studi, il lavoro, le relazioni con parenti e amici, anche il desiderio di ricchezze, potere, onori. Però buona parte di queste speranze sono false speranze. Ogni volta raggiunte, in qualche modo sono già superate, però continuiamo ad alimentarle anche se ne restiamo delusi. Queste speranze non riescono però a darci la gioia. Occorre pertanto una prospettiva diversa. A questo proposito, l'enciclica Spe Salvi di Papa Benedetto XVI del novembre del 2007 parte da un passo della lettera di San Paolo, Spe factis humus. Nel testo il Papa ci fa osservare che la speranza biblica del regno di Dio è stata nel nostro tempo rimpiazzata dalla speranza del regno dell'uomo, che oggi non si attende più la redenzione dalla fede cristiana, ma delle conquiste tecnologiche. Così la speranza si è tramutata in fede nel progresso. Secondo il Papa emerito recentemente scomparso, la vera speranza, quella che salva l'uomo, è un dono della fede, che è sostanza delle realtà che si sperano, nel senso che essa agisce già nel presente come certezza dell'avvenire e operante fiducia che la propria vita non finisce nel vuoto. Vorrei ricordare qui Charles Péguy, uno scrittore e poeta francese vissuto tra il XIX e il XX secolo. In uno dei momenti più bui della sua vita, compose un luminoso poema sulla speranza, il portico del mistero della seconda virtù. E la seconda virtù, appunto, è la speranza. Questo scrittore e poeta paragona le tre virtù teologali, fede, carità e speranza, a tre sorelle e afferma che la fede è una sposa fedele, la carità è una madre, la speranza è una bambina da nulla, eppure questa bambina traverserà i mondi. È una bambina che va ancora a scuola, che cammina, persa nelle gonne delle sue sorelle, ma è molto più importante delle sorelle più anziane, fede e carità, perché è lei, proprio quella piccina, che trascina tutto, perché la fede non vede quello che è, mentre lei, la speranza, vede quello che sarà. La carità non ama che quello che è, mentre lei, la speranza, ama quello che sarà. Perciò Dio ci ha fatto speranza. Quindi, in sostanza, il pensiero di questo scrittore dice che pur se siamo immersi in un mare di bruttezze, e purtroppo le immagini che quotidianamente
ci pervengono attraverso i giornali, la televisione, internet, sono di una violenza assurda e a volte inaudita, non bisogna lasciarsi andare, non bisogna rassegnarci, perché questa speranza bambina è la sola capace di spingerci, di guidarci e di farci guardare avanti con fiducia. È questa riflessione che ci consente ora di parlare anche di bellezza. Che cos'è la bellezza? Si tratta soprattutto della percezione di un'armonia, di sensazioni piacevoli che provengono da stimoli di diversa natura, un'opera d'arte, un oggetto, un animale, una persona. L'emozione che segue la percezione del bello è estremamente positiva e per questo vi è una ricerca e un'attenzione conscia e inconscia di tutti noi verso tutto ciò che ci appare bello, in quanto provoca un'immediata sensazione di gioia e di appagamento. Abbiamo però una bellezza soggettiva e oggettiva. Oscar Wilde scriveva che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Si tratta cioè di una bellezza soggettiva, cioè non è l'oggetto in sé ad essere bello, quanto l'idea di bellezza che viene stimolato nella mente di chi guarda e osserva. Questa idea di bellezza soggettiva dipende, oltre che dalla propria personalità, anche dalle proprie esperienze, dalle conoscenze e dalle aspirazioni. Ma quanto conta e quanto costa essere belli nella nostra vita? L'impatto che la bellezza fisica ha sulla nostra vita è molto potente. Basti pensare alla relazione della bellezza con il benessere, con il successo scolastico o lavorativo. Queste ragioni spingono molte persone a spendere energie e denaro per la ricerca di un aspetto fisico più gradevole, ricorrendo alla cosmetica, alle diete, all'esercizio fisico e alla chirurgia estetica. Nelle donne, rispetto agli uomini, il giudizio sulla propria bellezza appare molto severo e inizia soprattutto con l'adolescenza e nello specifico quando si comincia ad avere come termine di paragone le bambole, come le moderne Winx o le Barbie, in quanto incarnano un modello di bellezza non realistico. Ad esempio, il corpo di una donna risulta attraente se è caratterizzato da proporzioni tra seno, vita e fianchi. L'esaltazione della vita molto stretta rispetto ai fianchi larghi risale al passato, quando le donne erano anche costrette a entrare in bustini strettissimi e a indossare gonne molto ampie sui fianchi. Ma non è possibile negare l'importanza anche della bellezza esteriore, soprattutto se si pensa al ruolo che ha per la scelta del partner e al fatto che risulta determinante la prima impressione, andando quindi a influire sui rapporti interpersonali. Il rischio maggiore, poi, è che veniamo indotti a sacrificare la nostra unicità, restando ossessionati dalla ricerca di una bellezza che non esiste. Solitamente la percezione che abbiamo di noi stessi rispetto all'aspetto esteriore non combacia con quella che gli altri hanno di noi. Nel 1869, torno un attimo indietro, lo scrittore russo Fyodor Dostoevskij fa dire al protagonista del romanzo L'idiota la celebre frase "La bellezza salverà il mondo". Ma è vero, principe, che una volta avete detto che la bellezza salverà il mondo? Ma quale bellezza salverà il mondo? E questo denota un ruolo della bellezza non estetico, ma morale. La bellezza su cui il romanzo profetizza e ironizza è quella che emana dall'aura tangibile dell'uomo veramente buono, che attraversa i tumulti della storia con semplicità d'animo e bontà di cuore. Ma vi è indubbiamente una bellezza oggettiva, spesso largamente condivisa, che si basa su un concetto di armonia, il quale ripropone alcuni aspetti particolari della natura, secondo relazioni ancora non del tutto spiegate dal punto di vista scientifico. Cosa determina la bellezza?
Molti fattori possono avere un ruolo determinante. L'attrattiva personale, il modo in cui ci si veste, ci si comporta, lo stile personale, ma anche fattori indipendenti dalla volontà possono contribuire a creare la bellezza, come lo status sociale, la ricchezza, l'etnia di appartenenza, le dimensioni e la forma del corpo. Sin dall'antichità sono state cercate queste proporzioni, la divina proporzione, per applicarle nelle opere d'arte. Ad esempio, nell'antichità classica, gli artisti avevano il compito di riprodurre statue di personaggi, ad esempio gli imperatori, i condottieri, non in maniera fedele, reale, ma idealizzata con lo scopo di creare corpi non solo attraenti, ma esaltando anche altre doti e virtù. Celebre è l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, armoniosamente inscritto nelle due figure perfette, il cerchio, che simboleggia il cosmo, la perfezione divina, e il quadrato, che simboleggia la terra. L'uomo quindi rappresenta l'unione tra microcosmo e macrocosmo, quindi l'idea stessa del mondo, che viene considerato specchio, e l'uomo viene considerato specchio dell'universo. Addirittura, l'uomo vitruviano è stato scelto da Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca ministro dell'economia, per comparire sulle nostre monete da 1 euro, con un significato altamente simbolico, l'uomo come misura di tutte le cose. Parlando di bellezza, quella con la B maiuscola, mi viene in mente anche Hans Urs von Balthasar. Personalità poliedrica e singolarissima, probabilmente un uomo più grande del tempo in cui visse. Era musicista, germanista, letterato, filosofo, teologo, editore, traduttore, maestro spirituale, conferenziere di tutto. Von Balthasar critica il mondo contemporaneo per aver abbandonato la bellezza e per averne smarrito il senso. E osservò che la bellezza disinteressata ha preso congedo in punta di piedi dal mondo moderno di interessi per abbandonarlo alla sua cupidità e alla sua tristezza. E aggiunge: la bellezza non è più amata e custodita nemmeno nella religione. In un mondo senza bellezza, in un mondo che forse non ne è privo, ma che non è più in grado di vederla, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione e la gioia non esiste più. Le conquiste tecnologiche, la finanza globale hanno riempito l'uomo di beni, ma la bellezza è fuggita lontano e noi avvertiamo tutta la povertà della nostra condizione. Ma non è la bellezza ad averci abbandonato, avverte von Balthasar. Siamo noi che non siamo più in grado di vederla. La bellezza è soprattutto una forma sensoriale di speranza. Se consideriamo la bellezza in un senso più ampio rispetto a quello a cui siamo abituati, scopriamo un universo fatto di altri concetti, capacità di meravigliarci, responsabilità, stupore, rifiuto della sfiducia. Se vedo del bello, se credo nel bello, potrò essere in grado anche di crearlo. Il segreto della bellezza che salva sta nel rifiutare il cinismo. Superficialità verso la bellezza ed egoismo vanno di pari passo. Al contrario, riconoscere il bello significa riconoscere che esiste qualcosa di importante, qualcosa che soprattutto va difeso. Bisogna opporsi alla trascuratezza, prenderci cura delle cose. Bisogna prenderci cura della bellezza della casa, del paese, del quartiere, della città, del paesaggio, proprio a partire dalle piccole cose, anche solo una cartaccia per terra o lo sporco di qualche aiuola. Il coraggio della bellezza ce lo trasmette l'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. A proposito della cura della casa comune, il Papa scrive:
Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma fioriscono innumerevoli associazioni che intervengono in favore del bene comune, difendendo l'ambiente naturale urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico, un edificio, una fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza, gli argini di un fiume, per proteggere, risanare, migliorare qualcosa che è di tutti. Attorno a loro si sviluppano e si recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale. Così una comunità si libera dall'indifferenza consumistica. Queste azioni comunitarie, quando esprimono un amore senza interesse, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali. L'amore per il bene comune ci spinge a pensare all'importanza di piccoli gesti quotidiani e di grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino soprattutto una cultura della cura che impegni la società. L'amore per il bene comune incoraggia a sua volta una cultura della cura, perché senza un sentimento di cura verso qualcosa o qualcuno, non si può neppure cominciare a parlare di etica. Dunque, occorre coraggio. E questo coraggio da dove può venire? Una risposta può essere dalla contemplazione della bellezza del mondo. Ma cosa significa contemplare? Una volta gli aruspici pagani tracciavano nel cielo col loro bastone un cerchio per delimitarlo e per poi potersi concentrare con la loro osservazione per interpretare il volo degli uccelli, trarne gli auspici. E questo spazio si chiamava templum. Cum invece indica comunione, indica scambio, per cui il senso di cum templum è io e il cielo, uno scambio tra me e un'altra dimensione. Contemplare e attrarre il cielo dentro il mio orizzonte, portare il cielo negli occhi e sollevare lo sguardo, lasciarsi attrarre verso qualcosa che desti meraviglia, ammirazione, reverenza. E qual è lo scopo? Innervare il cielo in questo mio io, per la sua trasformazione, perché contemplare trasforma, cambia la storia e la luce degli occhi. Non per ottenere qualcosa, ma per essere trasformati. Uno diventa ciò che guarda con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che ama, ciò che contempla. La bellezza non è la bella rappresentazione della realtà, come può esserlo una bella foto, un bel ritratto, ma è la raffigurazione di una realtà bella. L'arte è la bellezza per rinnovare la speranza. L'arte, oltre ad essere una gioia per gli occhi e per il cuore, oltre a proporre le narrazioni degli artisti, è un'apertura alla dimensione interiore. L'arte sacra è un sistema di segni che rappresentano e propongono significati per la memoria, la riflessione personale e comunitaria. Le opere d'arte esprimono emozioni, ma allo stesso tempo richiamano i contenuti di una fede vissuta. Le immagini sacre, con la loro bellezza, sono annuncio e mostrano l'armonia tra il vero, il buono e il bello. Attraverso l'arte e la contemplazione della bellezza aiutano l'uomo a porre domande fondamentali dell'esistenza e anche ad aprirsi all'incontro con Dio. Intrecci di vita personale. Da bambina spesso pregavo il mio nonno di portarmi al Castello Sforzesco. Attratta dall'ambiente fiabesco, luci, suoni, spettacoli estivi, soprattutto amavo scendere nelle segrete. E per molto tempo, un tempo per me infinito, contemplavo una statua di Michelangelo, la Pietà Rondanini.
un'opera di Michelangelo e si tratta dell'ultima opera dell'autore, che secondo le fonti vi lavorò fino a pochi giorni prima di morire. Tutta l'attenzione dell'artista è concentrata sul rapporto tra madre e figlio morto. Il corpo, il torso del Salvatore, leggermente piegato in avanti, è schiacciato contro il corpo della Vergine, quasi a formare un toccante tutt'uno, con una grande tensione emotiva. Maria, infatti, non sembra più reggere il figlio. I due sembrano piuttosto unirsi in un abbraccio che comunque non riesce a trattenere il corpo di Cristo, il quale scivola via, inerme. La stessa Maria mostra una figura aerea, eterea, senza peso, che non si sforza o non ha più la forza di trattenere il figlio. Questa statua, da sola, in un ambiente buio, poco illuminato. Un'opera non finita, forse perché la vita di Michelangelo finiva in quei giorni. La solitudine di chi resta a contemplare e a vivere il distacco, il vuoto incolmabile lasciato da chi amiamo ed ora è amato in un'altra dimensione. Ma la speranza è nella bellezza. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Peppino Impastato, giornalista, fu assassinato dalla mafia, ma ha lasciato un grosso segno. L'idea in architettura. Questo è il soffitto della cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, che finalmente sono riuscita l'anno scorso a entrare a visitare. È uno strumento di progetto e di intenzione. Da una parte il concetto immaginato dall'artista che vuole comunicare e dall'altro quel pensiero che diventa concreto e quindi viene inserito in un contesto reale ed empirico. La prima idea ha a che fare con l'interiore, il trascendente, il perfetto. La seconda con l'immanenza delle cose, con la realtà, con il tentativo di calare quell'immagine sognata e concepita in un linguaggio corporeo, fruibile, funzionale, fantasioso, sempre differente e percettibile. L'equilibrio tra queste due componenti genera la bellezza. Ed è rifiutare la sfiducia, mantenere la capacità di meravigliarsi, di stupirsi, perdonare, rimanere responsabili, stabili nella ricerca della felicità. Ma come riscoprire la speranza nella bellezza? La popolazione di Barcellona porta avanti con spirito di dedizione il tempio espiatorio della Sagrada Famiglia. È uno strumento simbolo che vide la posa della prima pietra il 19 marzo 1882 ed è definito l'opera eternamente incompiuta, uno dei pilastri della storia dell'architettura moderna. È un inno alla speranza, un'esperienza e un'impresa della collettività che solo in tempi odierni vede una possibile data del completamento, il 2026, esattamente 100 anni dopo la scomparsa dell'architetto che ne ha progettato e guidato la costruzione, Antoni Gaudí. Quest'opera racchiude il misticismo di Gaudí, che la considerava non semplicemente architettura sacra, ma omaggio a Dio. A chi gli domandava quando sarebbero terminati i lavori della Sagrada Famiglia, rispondeva: il mio cliente non ha alcuna fretta,
Dio ha tutto il tempo del mondo. È la realizzazione di un'opera aperta, in continua costruzione. E questa era una delle primarie necessità di Gaudì, perché diventa espressione profonda fede, di profonda fede religiosa ed un impegno etico per un'intera esistenza. Infatti, dedicò alla Sagrada Famiglia molti anni di lavoro, dal 1914 circa fino alla fine della sua vita, forse trovando nell'opera stessa una sorta di reazione personale contro le vicende che da quel momento sconvolsero l'Europa e il mondo. Gaudì da bambino aveva della salute cagionevole e delicata. Era obbligato a trascorrere lunghi periodi di riposo nelle montagne vicino a Barcellona e quindi rimaneva immerso per ore nella natura, della quale contemplava e memorizzava i segreti. Considerava la natura la grande maestra e fonte della conoscenza più elevata, in quanto opera del Creatore. È proprio per questa condizione di fragilità vissuta che Gaudì rinnova e ritrova l'essenza e il senso dell'architettura nel seguire i modelli della natura, rispettandone però sempre le leggi. È forte in lui la consapevolezza che luci e ombre, vita e morte, fragilità, forza, siano dualismi sempre presenti, che proprio dalla combinazione di essi si origina la bellezza. Il tentativo di Gaudì è quello di conquistare una forma espressiva derivata da leggi naturali e universali nello spazio dell'uomo contemporaneo, un tentativo di riconquista con e per l'uomo di uno spazio vivibile. Uno sforzo intellettuale che dà vita a un'opera materiale capace di rispondere alle esigenze dell'uomo di oggi, proiettandosi però verso orizzonti più lontani e trovando nella bellezza la speranza. Il risultato della bellezza non è quello di offrire spiegazioni. Il suo effetto è di dare fascino, sorpresa, emozione, e percepire che l'esistenza palpita in noi e intorno a noi. È la nostra capacità di meravigliarci. Chi non sa più meravigliarsi non sa più gioire. La meraviglia è la terapia dell'esistenza. Terapia, psicoterapia, la mia professione, la legge Basaglia, i manicomi, intrecci di ricordi e di vita familiare che affiorano. Milano, i Navigli, Alda Merini. Milano è una città strana, seduce, contagia. Ogni tanto ti sorprendi nel notarne un profilo inaspettato e dietro l'angolo un'altra magia. È una città che nasconde i suoi segreti. Li cela dentro a un cortile di cui neanche io, che ci abito da sempre, conosco l'esistenza. E la sua ricchezza è magari in una casa che sembra come tutte le altre. La sua storia è dietro la piccola invisibile porta che non ti sogneresti mai di avvarcare o di aprire. I Navigli. Francesco Sforza e Bertola da Novate, Ludovico il Moro e Leonardo da Vinci, Napoleone. Il Duomo deve ai Navigli il suo candore rosato. Alda Merini, la poetessa così affezionata a questi Navigli, il cui scorrere lento è stato un fedele compagno della sua creazione poetica. È nata qui e qui ha vissuto gran parte della sua vita. Milano è una città da leggere tra le righe di una poesia. Naviglio di sera. Si entra in queste case senza dimora, con l'idea precisa e la speranza di trovare la fatalità, il destino. Si considerano le pietre,
gli abitanti, i luoghi, le speranze cadute sulle pietre, le voci dei bimbi che un tempo salivano sopra gli alberi, e sembra di sentire cinguettare quegli angeli che hanno dato la misura dell'aldilà, quei piccoli amorini che vibrano la sera, sul cuore di questi ragazzi che cercano una seconda, una terza infanzia o una maturità piena. Piena di lusinghe, ragazzi che non vogliono crescere, che non possono cercare né il passato né l'avvenire. Un florilegio di ragazze bellissime e prodigiose che cantano lo spazio della nostra anima. Alda, in questa dolce e finissima artista, poesia, amore e follia sono entrate di pari passo. Un intreccio di elementi solo apparentemente contrastanti, che unicamente con il tempo e il potere della parola è stata in grado di gestire e armonizzare miracolosamente. Convegno Follia nell'arte, arte nella follia. Siamo a Milano, gennaio del 94. In quella fredda mattina ho avuto la fortuna di incontrare Alda Merini, considerata da molti la poetessa della pazzia, e invece per me la poetessa della vita e dell'amore. Fuma in continuazione, getta la cenere sul pavimento. È un rapporto possibile tra poesia e follia. Alda Merini ha vissuto di poesia e di fede e ha sempre lasciato che la comprensione della vita spettasse a chi è più in alto di noi. È la vita che ci dà un senso, sempre che noi la lasciamo parlare. Alda Merini ha vissuto il dolore del manicomio e dei 46 elettroshock che le sono stati inflitti. Il dottor Enzo Gabricci, lo psichiatra che l'aveva seguita durante gli anni del manicomio, ritiene che l'atto creativo della scrittura sia stato per Alda il balsamo del suo dolore. Il tempo intanto è trascorso, quasi 30 anni da quel gennaio del 94, ma il ricordo è vivido. Le ho parlato per pochi minuti. È nata il 21 marzo, come la mia mamma. Mi parla con pacata gentilezza, la sigaretta aspirata lentamente, con voluttà. I suoi occhi verdi si accendono di una fanciullesca curiosità. Mi rivolge alcune domande sulla mia mamma. Una nuvola attraversa come un lampo il suo sguardo quando le dico che abita di fronte al Paolo Pini. È solo un attimo fugace. Chiacchieriamo amabilmente. Poi ella sfugge, fruga nei suoi reconditi inconosciuti pensieri. Mi incanta. Fuma le sigarette a rilento, staccando nel filtro, e una densa nuvola grigia ci avvolge. È una donna formidabile, oltre che grande poetessa. Mi racconta di sé, si mette a nudo e poi a sua volta mi scruta con quel suo sguardo intenso e caldo per sapere di me, della mia vita, dei miei affetti, dei miei sogni. Un contatto morbido, naturale e accogliente, che va al di là delle parole. Il colloquio finisce. La sua voce si vela di malinconia. Ogni giorno è per me una conquista. Vivo alla giornata nell'amore. Sembra che Alda comunque sia ancora qui. E nelle poesie si intrecciano due mondi, la terra arida e sterile, il dolore della follia, e quello del cielo, della luce immensa, la forza della poesia unita al potere salvifico dell'amore. La terapia è speranza d'amore. Ermanno Olmi, grande regista, ci dice che per vedere bene un prato bisogna inginocchiarsi. Da lontano
è solamente un manto verde. Non si possono amare i boschi se li si vedono solo come una fabbrica di ossigeno. Non si può amare un filo d'erba anche sapendo che bastano 30 metri quadrati per produrre il mio ossigeno quotidiano. L'amore nasce da un rapporto diretto. C'è solo un modo per conoscere il bosco, il prato, il filo d'erba: inginocchiarsi e guardarli da vicino. E questa riflessione potremmo continuarla all'infinito. C'è un solo modo per conoscere un uomo, una donna, nostro figlio, il nostro genitore, un collaboratore, Dio, una città, un prato, un monumento: inginocchiarci e guardarli da vicino. Guardare gli altri a un millimetro dal viso, dagli occhi, dalla voce, non da lontano. Guardare come i bambini e ascoltare come innamorati. È questa la contemplazione che salva lo stupore. Salvare lo stupore perché la nostra gioia è connessa alla capacità di meravigliarci. Ma per vedere e guardare occorre fermarsi. Dobbiamo ritornare a trovare il tempo per le relazioni, per la bellezza della contemplazione del volto dell'altro. Dobbiamo imparare a fermarci per contemplare. E contemplare vuol dire che non siamo noi il centro dell'universo, ma significa entrare in rapporto con il cielo. Vuol dire entrare in un respiro diverso, in modalità diverse del vivere, dove ci si sente ospiti, perché noi tutti siamo ospiti del cosmo, viviamo di una ospitalità cosmica. È un'armonia che è legata alla bellezza e alle speranze. La bellezza negli animali e nella natura. Gli uomini trovano bellissimi i colori e le livree degli animali, sono opere d'arte. L'arte è creata dagli umani, per gli umani, ma che dire delle meravigliose opere della natura? Perché e per chi esistono? Da dove nascono? Vi propongo alcune fotografie. Caratteristico è il pattern a strisce del pesce zebra, ma anche il gecko volante, e pochi sanno dell'esistenza di questo incredibile essere. Vive cacciando insetti sui grandi alberi delle foreste tropicali, ma quando deve scappare è in grado di planare da un fusto all'altro, e per farlo sfrutta particolari membrane attorno alle zampe, al corpo e alla coda, che gli consentono di volare anche per più di 30 metri in linea retta. Il granchio di fiume. Nessuno si aspetterebbe di vedere un granchio di fiume di campagna, soprattutto in Italia. Figuriamoci poi dentro i mercati di Traiano in centro a Roma. Invece questo granchio si è specializzato per vivere nelle acque interne, compresi alcuni antichi canali di scolo romani, dai quali emerge, per catturare piccoli animali sulle sponde del fiume e dei boschi circostanti o tra le rovine. La sua spessa corazza e le grandi chele lo proteggono. Anche i giovani granchi, tenuti in un'apposita tasca dalla madre, si sviluppano in questo ambiente, senza bisogno di raggiungere il mare, come avviene per altre specie di granchi. La coccinella è il simbolo di fortuna, sempre ben voluta dalle persone, perché sotto questa corazza variopinta si cela un predatore, e già quando è larva si nutre di decine e decine di insetti, soprattutto gli afidi, i pidocchi delle piante. Per questo è particolarmente benvoluta da chi coltiva rose e altre specie attaccate. E per questo è importante anche per noi. Ma c'è anche un attimo per cogliere il volo della rondine comune o il frullio d'ari del direttore d'orchestra. Cogliere anche il mago o il saltafango oppure il sorriso dello stregeco.
La tenerezza dello sguardo del re leone e il suo giullare, il cucciolo mentre gioca con il maschio del suo branco, e il prendersi cura di colazione in famiglia o la curiosità di un piccolo canguro. Lo scuolabus. Apparentemente questa foto è divertente. Questi cuccioli di orango del Borneo sono infatti orfani e sono stati tratti in salvo da alcuni volontari. Che tutela questa specie a rischio di estinzione. E questo è un vulcano o un temporale sulle nostre Dolomiti? Ma c'è anche un'onda d'oro. Einstein diceva che la cosa più bella con cui possiamo entrare in contatto è il mistero. È la sorgente di tutta la vera arte e di tutta la vera scienza. Gli alberi, oltre a permettere la vita, ne sono anche la perfetta metafora. Il bisogno di solidità, la voglia di libertà, di leggerezza, la volontà di crescere ed espandersi, lo slancio verso nuove esperienze, sono l'essenza dell'essere umano che il mondo vegetale incarna straordinariamente. Hermann Hesse ci parla di questa straordinaria. Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, percepisce la verità. Così parla un albero. La mia forza è la mia fede. Io non so nulla dei miei padri. Non so nulla delle migliaia di figli che ogni anno nascono da me. Vivo il segreto del mio seme. Fino alla fine. Non ho altra preoccupazione. Io ho fede che Dio è in me. Ho fede che il mio compito è sacro. Di questa fede io vivo. Gli alberi sono poesie che la terra scrive al cielo. Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto. Se tu guardi un albero e vedi un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero. Quando un fiore, un albero, un'opera d'arte, una persona colpiscono la nostra attenzione. Siamo noi ad essere scelti o è un dono di cui fare tesoro? Per costruire pace, giustizia, libertà, per coltivare la speranza, dobbiamo lasciare spiragli alla bellezza. La bellezza è un salto verso la pienezza delle speranze. Chi ci aiuterà in questo percorso? La gioia, la musica, le tradizioni, la cultura, la storia, la poesia, la danza, l'arte, il canto, il cammino, la fantasia, il perdono, il sorriso, un bacio sulla guancia. Lasciamo fiorire le speranze e la bellezza. Grazie. Senti, io veramente sono, sentite, sono talmente emozionata e devo dire che non riesco neanche a raccogliere i miei pensieri, non riesco a pensare come si potrà coordinare, ecco, questo incontro, perché sono tali e tante le suggestioni che ci hai offerto e io ho preso degli appunti, ma visto che non riesco proprio neanche a tenerli insieme, perché ci hai fatto sognare, navigare nei mari più meravigliosi. E veramente io ti sono infinitamente grata. Adesso non so davvero da che parte cominciare, ma naturalmente il discorso si apre. Quello di cui ti sono profondamente grata
È proprio questo legame che tu hai illustrato in itinerari, in percorsi di grande fascino tra la speranza e la bellezza. E quindi ciascuno di noi credo che poi questi percorsi li rifarà per conto suo. E quindi anche le poesie che tu ci hai consegnato, le immagini meravigliose. Io mi auguro davvero che questa lezione, che vedo che è stata registrata, venga trasmessa e goduta da tante persone che avrebbero voluto oggi collegarsi, che non ce l'hanno fatta per ragioni di lavoro. Io lo raccomanderò caldamente, perché è veramente una straordinaria esperienza quella che tu ci consegni. Allora, io apro il dibattito. Io per conto mio volevo semplicemente dire: ah, ci devi lasciare, no, Enzo? Allora a te la parola immediatamente. Enzo, prima di andartene. Purtroppo sono in tremendo ritardo, No, ma dovevo dato che tu andare. parlerai dell'utopia della bellezza, no, tu non ci puoi lasciare così. Dici come questa. No, 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 io penso. Ebbene, la parte iniziale, il corpo, sull'armonia sarà il tema basilare sul quale vi intratterrò. Poi una parte distopica si allontanerà da questo, però. Insomma, il tenere insieme dimensione umana, animale e natura e la meraviglia è alla base dell'idea utopica di bellezza, che non è neanche sviluppata come tematica nelle utopie proprio. Perché è l'essenza di queste utopie. Ma non voglio anticipare, Sì, noi siamo, ci cioè, siamo hai bravi, sì, ah, bravissimi. sollecitato la nostra curiosità, quindi credo che ti abbia Saremo dato lì. E tantissimi spunti comunque questa lezione, certo, senza ombra. straordinariamente. Sì. Va bene, ma ci Emozionato dispiace. anche, ha emozionato anche il tuo schermo, tant'è vero che mentre parlava la Luisa, a un certo punto smesso. ha smesso Di di sfarfallare. farfallare. Sì, ha smesso di Era sfarfallare. entusiasta anche il computer. Sì, devo dire sì, ma si deve dare una calmata il computer, perché. Senti, Enzo, dai che sei qua, tu che sei un ingegnere, che cosa ti ha dato questa lezione meravigliosa? Quanti Aia. spunti, eh? Che gioia, dai. È impossibile spiegare, diciamo, cioè, diciamo che intanto io sono un po' Emozionante. agitato in questo periodo e mi ha calmato. Oh, Anche splendido. semplicemente ci sono stati dei panorami splendidi, veramente. Insomma, mi ha messo un po' in crisi perché poi dovrò prossimamente parlare io, vedere. Vabbè. Bene. E non temo il confronto perché è improponibile, ecco, semplicemente. Mi ha fatto piacere vedere dei posti che avevo visitato con buon'anima di mia moglie, la Pietà Rondanini, era un'opera che le piaceva tantissimo, la Sagrada Famiglia, sì, effettivamente ho visto delle cose bellissime. Mentre vedendo le fotografie dei Navigli, invece mi è tornata la mente a Genova perché non so come mai mi è venuto in mente Lungomare Canepa che qualcuno di voi, non so quanti siete di Genova, era rumorosissimo, ha tutte le problematiche e se uno entra nelle case invece trova degli appartamenti che hanno il soffitto affrescato. Quindi questo discorso appunto del naviglio che è un qualche cosa di diverso da quello che diciamo di cui si ha la prima impressione, mi ha fatto venire in mente questo posto che purtroppo è particolarmente tartassato in questo momento e pertanto
da tanti anni. Non, a parte i ringraziamenti, non so cos'altro dirvi. Grazie, grazie Enzo. Ma vedi, io credo che i percorsi poi si intrecciano, quello appunto scientifico, quello artistico. Io devo dire sono molto grata a Luisa perché è riuscita veramente a combinare, hai avuto una serie di combinazioni stupefacenti. Adesso dovremo veramente elaborarle queste, perché sono talmente tante. Io adesso non so chi c'è perché non vedo Federica e immagino, conoscendola, che sarà stata molto colpita, lei da filosofa, di tutti questi sentieri che ci invita a percorrere, la nostra Luisa, sentieri interrotti e degheriani che ci portano in radure meravigliose, no? Sì, dai. A me è piaciuto molto anche questo, parlando, continuando il discorso che stavi facendo tu, questo intreccio il romanticismo, l'idea di bellezza intesa come mi vengono in mente le parole di Hegel, la parvenza che è essenziale all'essenza, questa armonia meravigliosa fra lo spirito, tra l'in sé e il per sé, no? Tra ciò che noi, tra il contenuto e la forma, no? E poi, e quindi portatore di verità, e poi come in effetti la relatrice l'ha condotto ad una dimensione proprio esistente, dell'uomo, del soggetto, e quindi anche questo intreccio di cui, ecco, prima parlava Luisella, di questo intreccio tra dimensioni diverse, tra aspetti di vita diverse, la bellezza della natura, la bellezza dell'essere in quanto tale, la bellezza negli animali, veramente è stata una bella lezione, veramente una bella lezione. E poi soprattutto, ecco, questa intonazione della voce che ha accompagnato lo spettatore nel metabolizzare, ecco, nel percorrere questo percorso in cui veramente la voce lo ha condotto per mano, quindi mi è piaciuta veramente tanto, veramente grazie. Luisa, noi già ti assoldiamo per farci di nuovo ascoltare la tua bellissima voce nelle serate che faremo dedicate alla bellezza. Senti Luisa, a te la parola, scusa che io ho travalicato, ma ero talmente emozionata che, ecco, la parola alla nostra Luisa, e ancora grazie. No, sono io che ringrazio voi. Io vi ho dato degli spunti un po' della mia vita. Ad esempio, ripenso a quello che ha detto Enzo, i Navigli, ho un altro ricordo sempre col mio nonno, cioè io sono stata allevata dai miei nonni, e mi portava sempre su quello che era il Naviglio Martesana. Per chi è di Milano o comunque conosce Milano, adesso non lo vedete più perché è coperto dalla metropolitana di Melchiorre Gioia. E periodicamente facevamo le barchette di carta di varie dimensioni ed andavamo a buttarle giù e seguivamo per quanto possibile questo percorso. Non solo, ma Leonardo da Vinci l'ho conosciuto incidentalmente in Piazza della Scala, dove c'è il suo monumento, perché guardando sempre tutte le opere che il nonno mi faceva conoscere, io avrò avuto sui 3 anni, ma me lo ricordo bene, un turista passando che voleva fotografare non ha visto me e mi ha fatto cadere andando a sbattere sul cordolo, io ancora il segno della cicatrice. E allora il mio nonno mi consolava e ricordo ancora questa frase. Mi dice: dai, sei sotto Leonardo, sei davanti alla Scala, vedrai, non piangere più. Ecco, questo è stato un momento di consolazione. E lui mi diceva sempre quando cadevo: vieni, vieni qui che ti prendo. Allora è una strategia che mi ha insegnato, ma proprio nel senso latino del termine, in segnare, cioè porre un segno, che io ti conforto, ma sei tu che ti devi rialzare. Quindi devi trovare il coraggio e la forza di superare le difficoltà, perché si cade, ci si fa male, ci si sbucciano le ginocchia, ci si ferisce soprattutto emotivamente, e siamo feriti, ci lasciamo ferire emotivamente.
il discorso della bellezza, quante ragazzine sono affette da anoressia e bulimia? Quante non accettano il proprio corpo? E sono belle ragazze se guardiamo dall'esterno, fisicamente, però si vedono, cioè c'è la percezione di sé che è completamente distorta. E abbiamo delle grosse patologie. Anche la presa in giro, Ciccio Bombolo, quattro stanghette, quattro occhi, quanto influenzano i nostri ragazzini. Io sto facendo adesso un bellissimo ritorno a scuola al liceo, qui di Rapallo, con un progetto che è L'acqua e vita, è una dimensione sull'ambiente, sul risparmio dell'acqua. E sto tornando a scuola perché faccio questo ciclo di interventi. L'attenzione di questi ragazzi e i professori sono insomma un po' basiti, perché dicono sì, no, anche noi insegniamo, però quello che viene proprio dalle cose più semplici, proprio la comunicazione. Io cerco di portare, come nella mia professione, me stessa, cioè mi do un senso della vita. Cioè, nella mia vita, nella mia storia personale, mi è successo un po' di tutto. Ho sofferto veramente tanto, sia fisicamente che spiritualmente che affettivamente. Però qual è stato e qual è il rovescio della medaglia? È che ho sviluppato forse una sensibilità che mi consente proprio di entrare in sintonia e in empatia con l'altro. Cioè, riesco a cogliere delle sfumature che poi mi permettono di aiutare. È il famoso prendersi cura dell'altro e dell'ambiente. E ero partita da Leonardo, ecco, dai Navigli, scusate, stavo divagando. Il nonno mi portava a Porta Nuova a vedere le chiuse di Leonardo. E mi spiegava i primi principi della meccanica, dell'idraulica, ma io ero piccina. Come mi portava in Duomo tutte le mattine a piedi, noi abitavamo in Stazione Centrale, e però si ritornava col tram. E in Duomo mi portava dietro all'altare maggiore perché l'organo si sentiva meglio. Poi si sentiva la messa. E quando uscivamo, mi portava alla Motta, ma perché c'era Angelo Motta, suo carissimo amico, perché in tempo di guerra mio nonno lavorava alla Motta, dopo essere tornato dall'America, ed è stato il primo che ha predisposto i contratti dell'industria dolciaria in Italia. E di questo Angelo Motta era profondamente grato al mio nonno, perché l'aveva aiutato tantissimo nel tempo di guerra, in fabbrica e tutto il resto. E io ricordo vagamente la struttura fisica del signor Motta, ma quello che mi ricordo è che mi lasciava scegliere quello che volevo. Io regolarmente volevo il cannoncino e il bignè, e poi mi regalava il palloncino, ma non di quelli a elio che volano, quelli ancora sulla bacchettina di plastica. Io tornavo a casa felice in tram con mio nonno con questo palloncino e il pacchettino dei dolcetti, perché non li mangiavo alla Motta, ma li portavo a casa per mangiarli con la mia nonna. E sono tutte cose che rimangono, ti danno proprio un segno. E anche l'incontro con Alda Merini, col suo percorso. Io mi sono un po' rivista in quello che è un simbolo, che è il simbolo di Chirone, che è il guaritore ferito. E questo parallelo tra la poesia, la sua arte, e quello che è la mia professione, ma anche chi sono. Perché in terapia si porta chi è, oltre vabbè, ad aver studiato tutte le tecniche, eccetera, però conta molto questa dimensione umana della terapia. E ci si stupisce, cioè la meraviglia
lo stupore è proprio nella conoscenza dell'altro, delle sue sofferenze, come anche lo stesso rapporto con gli animali. Uno dice, ah, gli umani, gli animali. No, per me sono, direi, la stessa cosa, sono persone di famiglia. Io ho avuto in gioventù una lupa e mi è durata, è vissuta con me per 13 anni e mezzo, poi purtroppo è morta di un cancro alle mammelle. E ci siamo accompagnate in questa sofferenza che è durata circa 6 mesi. E forse non è un caso che io ho seguito gli ultimi tempi di vita della mia mamma, dove tutto il suo decadimento è iniziato proprio dall'anestesia e comunque da un intervento al seno per un tumore che io non avrei voluto che lei facesse, ma per esperimenti a riguardo hanno preferito operare una persona di 90 anni. E quindi c'è anche questo parallelo. E poi la delicatezza della mia piccola Shanti se n'è andata nel sonno e ha avuto la delicatezza di farlo quando io non ero presente. Ero via, ce l'avevano, diciamo, la zia, questi miei amici, e dice, guarda, fino all'ultimo ha giocato, saltato, mangiato, siamo andati tutti a letto e lei era al mattino acciambellata nella sua cuccia. È un dolore che va elaborato, è un lutto. Con la lupa ho aspettato 20 anni prima di entrare nell'idea di poter per caso, forse, se e quando, abbracciare l'idea di riprendere un cane. Poi è arrivata lei e è entrata nella mia vita, nel mio cuore, nei miei affetti. È comunque un vuoto che è incolmabile, come è incolmabile la perdita dei genitori, dei nonni, dei parenti, degli amici. Il Covid ne ha portati via tantissimi, ma altre tragedie in campo proprio affettivo, di persone che se ne sono andate tragicamente. E queste lasciano un vuoto che è incolmabile. Cioè non è che io posso sostituire uno con un altro. Ho bisogno di elaborare questa perdita ed è un dolore che va affrontato con calma. Ciascuno ha un suo, una sua modalità. Io ho preso dai lupi, quindi mi rintano, mi isolo. Infatti mi hanno detto, ma sei sparita? Sì, ho bisogno di stare con me. Poi sono fuori, sono coi ragazzi, ho altre tante attività che mi fanno distrarre. Però ho anche bisogno di buttare fuori questa sofferenza emotiva. Ho bisogno di piangere, di caragnare, di urlare, di prendere a pugni i cuscini. Perché anche se è un piccolo cane, è comunque una grande presenza. Soprattutto una presenza di amore. Certo. Di amore condiviso. Beh, tu oggi l'hai condiviso con noi e quindi te ne siamo grati anche di questo. Guarda, io adesso non so quanti ancora, vedo 9 partecipanti che però non vedo, non visualizzo. Immagino che ciascuno abbia desiderio di parlare con te perché è talmente arricchente il dialogo, quello che tu ci stai donando. Io ti sono particolarmente grata per questa immagine del guaritore ferito
che è veramente l'immagine emblematica che ci dovrebbe sempre accompagnare. Il vero medico è questo, e chi sente su di sé la ferita, la propria vulnerabilità. E allora soltanto questo medico può veramente curare, nel senso di prendersi cura, come tu stai facendo meravigliosamente. Quindi io adesso avrei tantissime cose da dirti, tra l'altro il tema della speranza è smisurato e su questo dovremo tornare. Io credo che uno dei prossimi appuntamenti del festival lo vorrei proprio dedicare al tema della speranza, anzi poi ditemi se lo pensate, perché credo che sia veramente la grande virtù a cui non siamo mai molto abituati, e la confondiamo con l'ottimismo, che è tutt'altra cosa, ma di questo avremo occasione di parlare. Qui però si sta, vedo, spaventosamente avvicinando il nostro, e quindi io invito coloro che partecipano di approfittare di questo, di questa occasione veramente importante con Luisa, che poi naturalmente ritroveremo al festival e ci farà di nuovo emozionare come ci ha emozionato stasera. Ma ecco, io, dato che non vi vedo e non posso invitarvi, ma vedo che 9 partecipanti ci sono, sarebbe importante se qualcuno di voi, Maria Teresa, penso, io vedo, visualizzo Enzo, Federica e Susi, ecco Susi, beh non puoi mancare, sì, lei che è animalista. Ipnotizzata proprio, ipnotizzata. No, mi ricordavo che tu avessi una bella voce, ti avevo già ascoltata, ma la voce, a questo punto proprio mi hai davvero ipnotizzato. E poi non solo appunto come forma, ma anche proprio come contenuti. Io la maggior parte delle cose che hai raccontato non le sapevo. Non ricordavo nemmeno quella statua, pensa, quella statua di Michelangelo, io non la ricordavo proprio. E nemmeno gli animali, che di solito sugli animali sono ferrata. Quelle immagini quasi tutte non le conoscevo, quindi è stato particolarmente interessante per me. E per quanto invece riguarda la Sagrada Famiglia, non sono riuscita a entrare. L'unica volta in cui sono stata a Barcellona era chiusa per lavori, quindi anche lì mi hai, come dire, illuminata. E per la Cagnetta io non posso che farti le mie più sincere condoglianze proprio di cuore. E per la mia esperienza, credimi, nessuno sostituisce un altro, però ti obbligano a non pensare più tanto al defunto. Il modo migliore per onorare la memoria di chi è morto e ci rimane comunque accanto è proprio aiutarne qualcun altro, perché è proprio terapeutico. Io qua tra poco, se riesco, ve la faccio vedere la mia Cagnetta appena operata di un tumore. Io non la conosco, facela vedere. Dove avercela fatta, sì, ora ve la faccio vedere. Ebbene, lei ha, tra virgolette, mille virgolette, preso il posto di Blondie e io credevo di non riprendermi mai più. Tu mi credi che dopo qualche mese io ero davvero concentrata su Julie, che ve la faccio vedere perché è merita. Assolutamente. Qui c'è anche Milù. Beh, Milù tanto la conoscete. Eccola qua. Ah, ma che è successo? Ha avuto un'operazione. Ah, collare elisabettiano, è stata operata. È stata operata. Benda, sta cercando di emergere. Bellissimo. E beh, lei mi ha ridato la gioia che mi ha tolto la morte. Della Quindi Luisa, la diretta. Diventa mamma di qualcun altro, hai capito? Devi sforzarti a diventare mamma di qualcun altro. Se poi hai bisogno di qualcosa, io sono una spacciatrice di cani, gatti, conigli, li spaccio proprio a buon prezzo. Ho due gatti, quindi già ecco. Quelli riempio. No, perché rimanere da sola a respirare in casa non esiste, ci vuole. No, assolutamente. No. Senti, ma avete notato la bellezza di quelle immagini degli animali? Io sono rimasta veramente colpita. Come li hai trovati anche? E come li hai saputi abbinare? Dai, Luisa, dici. Allora, sono state prese da una mostra che c'è stata a Roma nel 2021. E sono tantissime, ne ho scelta qualcuna di quelle che mi sembravano un po' più inconsuete, ecco, proprio per destare stupore e meraviglia, perché era un po' questo il filo conduttore.
E poi il prendersi cura, se pensiamo al leone col suo piccolo, e poi anche i titoli che sono stati dati alle foto, e poi bellissimo al direttore d'orchestra. Io sono rimasta affascinata da questo germano colto nell'attimo in cui apre le ali, e sembra proprio un direttore d'orchestra. Ecco, è tutto lì. Senti, ho visto che c'è Pinuccia che è alla mano alzata. Bravissima, grazie Pinuccia che sei con noi, veramente meraviglia. Arrivavo tanto, non speravo. Pinuccia, no, infatti purtroppo ho perso la prima parte, una piccola parte della prima parte che risentirò ovviamente, perché sono arrivata da Milano tra l'altro, e quindi non riuscivo prima a collegarmi perché ero per strada e non avevo linea, ma sono rimasta naturalmente sconvolta quando ho avuto appunto immediatamente, ho avviato il collegamento, perché è stato un intervento straordinario, come voi avete detto, veramente straordinario per la profondità veramente dell'approccio. E poi mi ha colpito molto anche questa dimensione che mette insieme l'arte, la follia e la bellezza. Ecco, questa è una domanda, se domanda si può dire che sia, ma comunque un approfondimento che è veramente anche nasconde in sé anche degli elementi, diciamo, di mistero, ecco, perché come ci ha raccontato anche l'esperienza e il suo rapporto con la Merino, cioè veramente bellissimo. E poi anche, invece, una questione che mi colpisce sempre, perché io mi sono occupata di diritto degli alberi, veramente ha fatto vivere gli alberi. Io, tra l'altro, appunto, appena arrivata a casa sono qui che ascolto e vedo davanti a me, tra l'altro, un grande albero, e tutte le caratteristiche che sono state descritte sono assolutamente significative, ma comunque è un invito a guardare in modo diverso la natura che ci circonda, a coglierne degli aspetti che sono importanti per la vita di ognuno, ma sono, diciamo, proprio oltre, che vanno oltre. Ecco, quindi volevo dire che mi ha veramente molto molto colpito e la riascolterò con attenzione. Grazie. Luisa. Grazie. Dai. A te. Allora rispondo brevemente partendo dall'ultimo, dagli alberi. Allora c'è proprio una parte terapeutica che fai con un approccio contemplativo e meditativo, che è l'abbraccio all'albero. Tu sei in qualsiasi parte e a un certo punto è l'albero che ti chiama. Io ricordo che ho avuto un'esperienza incredibile una volta che ero a un congresso ed ero all'abbazia di Maguzzano, che è vicino a Desenzano del Garda, e c'è questo viale che porta al cimitero, dove io ho un angolino particolare dove vado a meditare perché è particolarmente energetico. A un certo punto, uscendo dal cimitero dei frati, c'è questo viale tra ulivi, cipressi. Io percorro questo viale e a un certo punto sento che c'è un albero che mi chiama. Sono andata vicino a lui e io stavo meditando su alcune cose della mia vita in quel momento particolare della mia vita. E poi guardando l'albero, che era un cipresso molto alto, tutto il filare degli alberi, era l'unico che aveva la chioma piegata da un lato. Dico, ma perché quell'albero mi ha chiamato proprio in questo momento? L'unico che ha la chioma piegata e che mi indica chiaramente che io devo cambiare strada. E questa è stata un'esperienza. E poi un'altra che ho vissuto in un bosco, non ricordo se l'albero fosse un larice o un abete, perché ero talmente coinvolta in questo abbraccio, dove io credo di essere entrata in un profondo stato di meditazione, tu parlavi prima di quasi di ipnosi, ma in cui mi sono veramente sentita
liberata e svuotata, come se uscisse da me tutto quello che c'era di sofferenza, di negatività, di problematiche. E la linfa vitale dell'albero, con la sua resina, con tutto quello che è entrata in me. Quindi c'è anche questo approccio di meditazione nella natura. Ho portato il pensiero di Anthony De Mello, perché abbiamo fatto quasi tutta un'intera estate a meditare sull'albero e sulla natura. Ritorno al discorso dei manicomi. Allora, io avevo come prospettiva proprio professionale di fare lo psicologo istituzionale, cioè lo psicologo nei manicomi. Subentra poi nel frattempo la legge Basaglia e a quel punto il mio professore, che forse era più lungimirante di me, mi dice: guarda, ho un paziente, te lo mando, è un fobico. Al che io dico: no, cioè, un fobico io non... Dice: no, ti seguo io, seduta per seduta, non ti preoccupare. E lui aveva capito che invece quella era la mia strada. Io prevalentemente mi occupo di fobici e di attacchi, disturbi di attacchi di panico. Però mi è sempre rimasta questa passione, diciamo così, per la psichiatria. Io ho avuto un passato in cui facevo il dirigente scolastico ed ero a Limbiate, provincia di Milano, ora Monza e Brianza, dove c'era l'ospedale psichiatrico di Limbiate Mombello. E dentro avevamo la scuola speciale. E in alcuni reparti dell'ospedale, dove c'erano i bambini, in alcuni reparti il medico non mi aveva dato la possibilità di entrare, perché mi diceva: è meglio che tu non li veda. Da lì l'altro aggancio è il Paolo Pini. Paolo Pini prima era istituto psichiatrico, dove la Alda Merini è stata ricoverata per diversi anni e ha subito tutta una serie di elettroshock. E ci sono le sue poesie, che sono di una bellezza e di una profondità incredibili. E io ricordo ancora, come se fosse oggi, e sono passati quasi 30 anni, quell'ombra fugace che è passata negli occhi di Alda Merini quando io ho nominato il Paolo Pini. E ricordo questo suo abbraccio successivo. Cioè, lei ha capito anche la mia sofferenza, cioè il parallelo anche con la mia mamma, con mia zia, con le sofferenze, con tutto. Eppure nel suo abbraccio era lei che curava me, il prendersi cura. Ed è stato questo passaggio. Poi non ci siamo mai più incontrate nella vita, ma è stato un incontro così forte, così pregno di tanto significato emotivo, che tuttora io me lo porto dentro e quando posso lo condivido. Non so se ti ho risposto. Grazie, no, assolutamente, assolutamente sì, grazie. Ma ogni risposta apre orizzonti, no? Non finiremo mai di... Senti, Luisa, davvero. Mi taccio. Chiudiamo. Che non ci sono altre, con grande rammarico, perché oggi stasera veramente è stato, ti confesso, anche per me non è un momento particolarmente facile, e oggi questa conversazione mi ha dato molta forza. Penso a tutti, perché insomma le cose che tu hai detto ci accompagneranno. Questo credo che esprima un po' il sentimento di gratitudine, vera gratitudine, la grande condivisione che tu hai saputo creare. E veramente grazie davvero, Luisa. E i nostri auguri più affettuosi perché questo momento difficile tu possa davvero superarlo. Io mi permetto di associarmi all'invito della nostra Susi. Credo che sia molto terapeutico, però nessuno è sostituibile, lo sappiamo. Però noi ci auguriamo che tutto l'amore che puoi dare possa continuare a darlo a creature
che hanno bisogno di te. Grazie, 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 grazie di cuore a davvero. Grazie te. veramente. Presto, alla prossima. Grazie, 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 grazie.